a tutte e a tutti. Io faccio solo l'apertura. Mi fa molto piacere avere con noi Massimo Giuliani e Martino Doni in questa serata dedicata a Ester in particolare, nel tema del, secondo il tema delle edizioni di Effetto Bibbia, ma l'edizione di quest'anno va sotto il segno particolare di Paolo De Benedetti e quindi questa sera insomma ci sarà un va e vieni tra Paolo De Benedetti e Ester, scoprendo come i temi e le parole possano intrecciarsi. Potrei dire veramente molto dei relatori di questa sera e quindi dirò pochissimo. In particolare mi piace di Massimo Giuliani, ebraista e docente di pensiero ebraico e di filosofia ebraica, mi piace nel tema di questa sera ricordare, nella dedica di questa sera, ricordare in particolare i cinque libri che ha fatto con Paolo De Benedetti per Morcelliana, dedicati su cinque parole importanti. Shalom, Amen, Teshuvah, Messia, Allel. Quindi il saluto e la pace, la fedeltà di Amen, il ringraziamento e la lode dell'Allel, il perdono della Teshuvah e l'attesa e la speranza del Messia. Inoltre è fedelissimo redattore di Sefer, una rivista piccola ma importantissima, un vero pozzo che pesca che riesce in ogni deserto a trovare l'acqua e a mandarla in giro, e a cui peraltro Paolo De Benedetti era molto legato. Martino Doni, mezzo bergamasco, mi viene da dire, nel senso che è filosofo di formazione, si laurea a Milano, fa un dottorato di epistemologia e filosofia della complessità a Bergamo, attualmente insegna anche a Bergamo, legato però al Dipartimento di Sociologia e Scienze Umane, se non ricordo male, traduttore di nomi molto, molto importanti, collabora con Servizium, altra rivista che ha dei bei titoli, io non ho ricordato i titoli, ma insomma sul devo dire che sul sito c'è veramente tutto quanto. Faccio un passo oltre e c'è un bel libro di Amos Oz e Fania Salzberg, sua figlia, Gli ebrei e le parole, dove dice, mi scuso per la citazione un po' approssimativa, dove dice: non si tratta né di pietre né di generazioni, di genealogie, non si tratta di archeologie, non si tratta di biologie, non si tratta neppure di essere ebrei e tantomeno di essere antisemiti. Per il continuum ebraico basta essere lettori. Allora, noi che abbiamo messo al centro l'anno scorso e quest'anno con Echi di Ester la lettura, il libro, la Megillah di Ester e la lettura del libro di Ester, siamo in un continuum ebraico e siamo in un continuum anche rispetto a Paolo De Benedetti. Tema di questa sera, Ester Panim, i volti nascosti. Tema che dice molto del libro di Ester e dice molto della ricerca, dell'atteggiamento, dell'identità, per dire una parola carica di problemi, e anche per certi versi della potrei dire profezia di Paolo De Benedetti. E se è vero che Ester Panim vuol dire i volti nascosti,
Io vorrei proprio dire qui, con un profondo senso di riconoscenza e un profondo senso di gratitudine, perché in qualche modo Paolo è stato e continua ad essere maestro. Se è vero che i volti si può dire dei volti nascosti di Dio, a me piace pensare che Paolo sia uno dei mostri, uno dei volti che Dio ha mostrato, o che quantomeno a volte con l'umanità gioca almeno a nascondino, ogni tanto. Ecco. E siccome una delle ultime frasi che Paolo ha detto quando eravamo ad Asti a settembre, ha detto: le vite degli uomini e delle donne sono la biografia di Dio, è bello pensare a lui come appunto una pagina autobiografica di Dio. Vi lascerei qui senza però non ricordare che nei suoi corsi di ebraico ogni tanto, soprattutto quando si faceva certi il Deuteronomio, lui diceva che c'era qualcosa di bergamasco in Dio, perché aveva questa continuità di dire ascolta, che a scriverlo richiedeva anche lo spirito. E quindi, così, in tante degenerazioni del bergamasco, questa mi sembra da tenere affettuosamente con noi. Grazie per quello che ci direte. Grazie. Bene. Allora, io parlerei di Esther in questi minuti che, lanciando qualche piccola o grande provocazione, chiamiamola così, senza nominare Paolo De Benedetti, ma diciamo così, sotto il suo sguardo, spero, benevolo. Perché Paolo sapeva anche essere molto severo, e cioè tutti ce lo ricordiamo, è estremamente gioviale, però era capace anche di severità. E mi piacerebbe ragionare con voi sull'immagine del nascondimento relativa al libro di Esther, perché il libro di Esther si compone un po' come una favoletta, un apologo, e il tema del nascondimento è nascosto, non è un tema evidente, è un tema che bisogna andare a cercare, ed è un esercizio interessante da fare, che provo a sintetizzare in alcuni punti e poi vediamo se con Massimo riusciamo a far rimbalzare questi punti un po' come su un tavolo da biliardo, oppure no, vediamo. Il primo livello di nascondimento del libro di Esther è il nome di Dio, che, come è noto, almeno nell'Ester greco non è presente, quindi è un Dio nascosto, già così nello srotolare il libro di Esther non troviamo il nome di Dio. Un altro nascondiglio è la stirpe di Mardocheo, o Mordecai, come bisogna leggere, che è una stirpe, non è la stirpe di Israele. Il nome di Israele è un altro grande assente nel libro di Esther. Si chiamano i giudei, non il popolo di Israele. Una stirpe negletta, un terzo livello di nascondimento è il nome di Esther. Questo nome bizzarro, il nome, stavo per dire il nome di battesimo, con un lapsus veramente poco perdonabile,
però vabbè, abbiate pazienza, nome proprio, grazie. Ebraico, pare che rimandi al mirto, una pianta. Il nome persiano rimanda a una divinità, a Ishtar, una divinità non a caso della bellezza, della sensualità, della natura, della fertilità, divinità potentissima peraltro, ma con ovvie e non assolutamente casuali affinità, come è noto, con questa benedetta radice ebraica che rimanda appunto al nascondimento. Ma segreta è anche, e nascosta, più che segreta, è l'identità di Esther agli occhi della corte. Cioè Esther ha il compito di infiltrarsi all'interno della corte senza rivelare la sua identità. E Esther, da brava, obbedisce. È una spia, potremmo dire, senza timore di offesa. Un altro elemento di nascondimento che emerge da una lettura così, da una prima lettura del libro, è la condizione di cattività del popolo ebraico, che è obbligato in qualche modo a mescolarsi con la popolazione egemone e a sottostare ai dettami, ai voleri, fino anche ai capricci dei notabili del popolo che li sta dominando. Per cui questa recalcitranza che ha Mardocheo a inchinarsi al cospetto del re è vista come scandalosa proprio perché rivela ciò che dovrebbe stare nascosto, cioè rivela una realtà, una storia, un rapporto, un'alleanza che in quel momento dovrebbe essere sottaciuta. C'è un quinto livello di nascondimento che mi pare piuttosto interessante, questa volta è molto esplicito. E non a caso, secondo me, ed è il livello del nascondimento che direi che è quello della vergogna, della sconfitta. È quello che tocca al terribile Aman, che in due momenti, il libro di Esther è cortissimo, come sapete, ma proprio per questo, se una cosa viene ripetuta due volte, in due versetti, insomma, al suo perché. Siamo a capitolo 6, versetto 12. Mardocheo tornò alla porta del re, ma Aman andò subito a casa, tutto aggrondato con il capo velato. E poi, subito dopo, quando viene messo a morte, posero un velo sulla faccia di Aman. Si nasconde l'abominio, ciò che non si può vedere. Tocca ad Aman, secondo la prospettiva strutturalista molto elementare del libro di Esther, la sorte che Aman voleva toccasse agli ebrei. L'ultimo punto su cui secondo me vale la pena riflettere un po' è il velo del desiderio. Allora, il libro di Esther è un libro molto particolare, perché è un libro che parla di alcuni temi tipicamente, direi così, arcaici e piuttosto lontani da una sensibilità moderna, settica, razionalista, contemporanea. È un libro che parla di potere e di sesso. A noi sembra anche un po' scandaloso, perché veniamo da esperienze tipo Ruby e quant'altro, ma la potenza del sovrano nell'antichità era evidentemente anche una potenza virile, e quindi il ruolo della donna
in rapporto con il potere, era un ruolo di soggiacenza a questa potenza. La donna doveva essere bella per il suo re. E questa è la sorte che tocca a Esther. È un libro, il libro di Esther, dove si parla di harem, di donne che devono piacere al re, e di Esther che diventa la favorita del re perché è la più bella. Si descrivono i bagni a cui tocca a Esther sottostare per essere piacente agli occhi del re. E se il re gli va bene una, bene, poi ne cambia un'altra. E non c'è nessuna, come dire, nessun riguardo nel libro di Esther a nascondere questa realtà, proprio perché è una realtà normalissima, assolutamente accettata. E però il libro di Esther inizia, senza parlare di Esther, ma parlando di un altro personaggio femminile, che questo sì, interrompe questa catena di potere e desiderio, che è il personaggio di Vasti, che è molto interessante. Vasti è la regina, è la favorita del re, è così bella, così favorita, che il re, per compiacersi, dopo aver fatto un banchetto infinito che dura non so più quanti giorni, continuano a far banchetti lì, dice: adesso vi faccio vedere com'è bella la mia regina, mandatela a chiamare. E lei dice: no, non vengo. E non ci viene detto perché non viene. E lì si interrompe un meccanismo, si toglie un velo, si toglie un velo su una cosa che era l'ovvietà. L'ovvietà era: io ti chiamo, te donna, poche storie, vieni, fai vedere come sei bella, poi torni al tuo harem. Ecco, questa ovvietà viene interrotta da Vasti, e questo gesto particolarmente coraggioso, che Vasti perde tutto con questa sua scelta di contrapposizione alla potenza maschile, ovvia, naturale, sacra, quindi commette un sacrilegio, questa violazione consente poi la storia di Esther di iniziare. Quindi dire che il gioco di nascondimenti inizia, la danza del nascondiglio inizia con una rivelazione, con una spaccatura, con uno svelamento. Te lo faccio vedere io. Cosa vuol dire desiderare? Non vengo alla tua festa a fare la bella statuina. Ecco, sembra che dica questo, Vasti. E ha delle conseguenze molto, direi, pesanti per lei. Siamo al capitolo 1, quindi all'inizio, versetto 19. Parla a uno dei dignitari di corte, i soliti consiglieri che sono bravi a dire: ecco, fai questo, fai quest'altro. Insomma, adesso non ve lo leggo perché il succo è che non si sappia in giro che una donna ha osato tanto, perché sennò tutte le nostre mogli, poi quando le chiamiamo, loro disubbidiscono. Quindi che non si metta in giro la voce che perfino la regina ha detto no al re. Ecco, non si sappia, guai. Anzi, bisogna punirla, bisogna fare in modo, ed è qui arriva il nascondiglio: da ora innanzi le principesse di Persia e di Media, che sapranno il fatto della regina, ne parleranno a tutti i principi del re, ne verranno insolenza, irritazione e l'eccesso. Se così sembra bene al re, venga da lui emanato un editto reale da scriversi fra le leggi di Persia e di Media, sicché diventi irrevocabile, per il quale Vasti non potrà più comparire alla presenza del re Assuero, e il re conferisca la dignità di regina a un'altra migliore di lei. Nascondiamo Vasti. Comincia il gioco dei nascondigli. Mi sembra un tema importante, perché è proprio il motorino che fa avviare la narrazione. Ultimo punto, e poi cedo la parola a Massimo, che su questo ultimo punto credo abbia riflettuto da par suo, la questione del 13 di Adar. Aman, come sapete,
detesta così tanto gli ebrei da fissare con il gioco delle sorti, dei Purim, il giorno in cui il popolo verrà sterminato. La sorte cadde sul 13 del decimo secondo mese chiamato Adar. Perché, mi sono chiesto, c'è questo bisogno di mettere la data? E mi è venuto in mente un'altra data di un altro sterminio, che è il 20 gennaio, che è la data, 20 gennaio 1942, in cui alcuni signori sul Wannsee hanno deciso lo sterminio del popolo ebraico. Questa data è stata l'ossessione di un grande poeta che è Paul Celan, che ha dedicato tutta la sua vita a meditare come un meridiano, no? Da un polo all'altro, il destino del suo popolo e poi il suo stesso destino, in qualche modo. Ecco, mi ha colpito la coincidenza e la fedeltà di questa data, il bisogno di fissare le date. No, Celan, nel suo famoso discorso che tenne al premio Büchner, uno dei pochissimi discorsi che questo grande poeta regalò al suo pubblico, disse che ognuno di noi ha il suo 20 gennaio, ognuno di noi ha le sue date destinali, meridiane, che attraversano tutta la storia. Ecco, forse una delle ragioni per cui questo libro, questo piccolo libro così strano, così atipico, così bizzarro per certi versi, ha così tanto destino nel popolo ebraico, è anche perché ha fissato questa data, ne ha fatto anche una festa carnevalesca che in qualche modo comunque attraversa tutto il suo confronto con le proprie vicende e con il proprio continuo destino di minaccia, mettiamola così, di minaccia. Il mese, cioè la storia di questo libro è una storia molto regolare, quasi volutamente leggendaria, dove tutto si appiana in maniera così pulita che sembra dire troppo bello per essere vero, no? Che tutto finisca così bene, i buoni tutti salvi, i cattivi tutti morti, ecco. Eppure proprio l'insistere su questa data, su questo 13 di Adar, su questo 20 gennaio, ci ricorda che queste storie si tramandano come gesto di resistenza. È una forma di, nel senso proprio grammaticale del termine, di continuare a stare. È un frequentativo dello stare contro, del vivere come testimonianza della possibilità di continuare a raccontare. Ecco, quindi, e qui torniamo e mi fermo, al gesto dello svelamento per iniziare le danze del nascondiglio. A te, Massimo. Grazie Martino per queste suggestioni. Io farò alcune osservazioni. La prima è una citazione di Paolo De Benedetti da un libro che adesso è difficile trovare, o meglio no, è stato ripubblicato da Morcelliana. La morte di Mosè è stato il primo libro di Paolo De Benedetti, pubblicato nel 1971. Paolo lavorava già da tanti anni nell'editoria e si era sempre occupato del libro degli altri, però questo a un certo punto ha deciso di fare un libro lui.
Questo libro poi ha avuto una riedizione tascabile, finché poi Morcelliana, una quindicina d'anni fa, lo ha ripreso e rilanciato. Se andate a vedere la prefazione, l'introduzione di Paolo De Benedetti, compare per la prima volta una specie di autodefinizione di Paolo, che si presenta come un giudeo cristiano, se qualcuno si ricorderà. È una definizione che Paolo non ha veramente ripreso, a un certo punto l'ha lasciata cadere, perché è una definizione molto complessa, perché i giudeo-cristiani sono una cosa ben specifica nella storia del cristianesimo, nella storia, e quindi ben specifica e problematica, poi sono scomparsi anche dalla storia, per cui recuperare questa categoria, che cosa voleva dire per Paolo nel 1971? È lui che lo spiega, perché parlando di sé dice che lui è in esilio nella Ecclesia Gentilitatis, usa queste parole, non sono mie, questa è una citazione, e poi spiega che questo esilio è dovuto negativamente ai Romani, che nel 70 hanno distrutto il cuore della sua chiesa, di questo giudeo cristiano. E la riga sotto dice: e tuttavia, grazie ai farisei, i Romani non sono riusciti a distruggere la sinagoga. Ora, che nel 1971, il giorno dopo il concilio, si può dire, venga recuperata questa categoria, vuol dire che Paolo aveva già ben chiaro, non è scontato che per definirsi si ritorna indietro di 19 secoli, di fatto sta facendo questo, e ricorda il conflitto tra i giudei e i romani, che hanno distrutto Gerusalemme e il Tempio, e ricorda il ruolo dei farisei. Io penso che Paolo altrove abbia detto di sé che lui si sente un fariseo, come il suo omonimo. Dunque i Romani hanno distrutto il cuore della Chiesa, cioè Gerusalemme, ma non hanno distrutto la sinagoga grazie ai farisei. Teneteli per un momento queste definizioni. Un paio di righe sotto, poi dice, parlando di sé, chi scrive è un laico, ascoltatore di 62 prediche all'anno. Capite cosa voleva dire? Vuol dire che è un laico cristiano che va a messa, non va solo la domenica, ma va anche le altre feste comandate, perché 62 vuol dire le 54 domeniche dell'anno, più Natale, le altre feste comandate che non cadono di domenica. È una definizione abbastanza originale. E lui dice, tutto questo per farla breve, e sarò molto breve, le mie riflessioni saranno breve, molto brevi, perché la brevità, infatti anche la prefazione è molto breve, è poco più di una paginetta, cioè, perché la brevità è il criterio della ricerca e della disciplina. La brevità, e infatti non troverete libri lunghi di Paolo, i libri di Paolo sono brevi, e più breve era, più contento era. Quante volte lo abbiamo sentito dire? L'ideale è scrivere un libro, ma una pagina, di una pagina, ma è già troppo. L'ideale è mezza pagina. Ma lui era molto coerente con questo, nel senso che non ha mai scritto cose lunghe. I suoi sono tutti libretti, tu hai detto anche i nostri. Anzi, se andate a vedere i nostri libretti, la sua parte è un quarto della mia. Se no, il libro non c'era neppure, troppo breve. Ma già nel 71 lui si prefigge di non essere prolisso. E infatti chi lo ascoltava, era affascinato dalla sua capacità di dire tanto in poco spazio.
Io penso, ho cominciato con questa citazione della prefazione alla morte di Mosè del 71, perché il mistero di Paolo è legato alla sua identità, mistero nel senso degli aspetti nascosti. E quindi c'è un legame tra questa Esther e Paolo De Benedetti sul piano dell'identità. La prima complicazione viene nel fatto che lui si sentiva ebreo, si sentiva ebreo nel suo essere cristiano. Lui aveva forte la percezione che l'ebreo nel quale lui si riconosceva era dentro il suo essere cristiano. E questo essere dentro era una forma dialettica, ma non nel senso filosofico del termine. Cioè, come se ci sono due elementi che stanno uno o in conflitto, in rapporto, no? No, è una dialettica nel senso etimologico del termine. Cioè, lui pescava, a partire dall'identità del suo essere cristiano, pescava la sua identità ebraica. E questa è una cosa unica. No, non credo ci siano altri esempi. Certo, in Italia non riesco a immaginare un altro esempio di una situazione biografica di questo tipo. Questo caratterizzava anche il suo approccio al dialogo tra ebrei e cristiani. Infatti qualcuno mi ha fatto notare, ma Paolo era veramente uno che dialogava con gli ebrei? E nella mia mente ho cercato di ricordare momenti pubblici in cui Paolo abbia avuto veramente un io non me li ricordo, se c'erano erano prima di me e io l'ho conosciuto per gli ultimi 30 anni, ma c'era questo dialogo, ma non era con gli ebrei, era con l'ebraismo che lui aveva dentro, al punto da spingerlo a dire: questo è il dialogo ebraico-cristiano più importante per la Chiesa che riflette sulla propria ebraicità, sul proprio elemento ebraico. E questo è diverso dal fatto di chiamate un ebreo, ci mettiamo attorno a un tavolo. Ci saranno stati anche questi momenti, ma sono molto rari e non me le ricordo e non mi hanno colpito. Invece c'era il dialogo interiore, come se io come cristiano devo dialogare con la mia radice ebraica. Questa è la prima forma di dialogo. Ecco, è importante questo, perché siamo sempre in questo essere ebreo dentro il cristiano. Ma poi il secondo livello, il livello del laico. Stesso meccanismo, stesso cliché. Paolo era radicalmente laico e aveva la sua laicità dentro il suo essere credente. Per cui, certo, era un credente a tutto tondo, ascoltatore di 62 prediche all'anno, ma in questo suo essere cristiano, credente, profondamente religioso, Umberto Eco ha detto spirito religiosissimo, già quando lavorava nella laica casa editrice Bompiani. Ma dentro questo spirito religiosissimo c'era un laico, esattamente come nel cristiano c'era un ebreo. E questo laico nel credente lo portava ad avere questo stile diretto che era l'opposto di ogni stile clericale. Paolo era l'opposto di ogni clericalismo, nel linguaggio, ma perché lo era nella forma mentis. Anzi, aveva quello che gli antichi cristiani chiamavano la paresia, cioè parlava schietto. Paolo poteva essere anche sarcastico, ironico e anche sarcastico. Quando una volta di un famosissimo gesuita, non è il cardinal Martine, disse: è come una buona bottiglia di vino che prendete dalla cantina, che avete lasciato lì a stagionare, poi l'aprite e sa di tappo.
non faccio nomi, ma ci vuole finezza per definire un grande gesuita in questo modo. Quindi aveva questo, ma la sua paresia non sconfinava mai nella mancanza di rispetto. E sono testimone che ha preso due volte le difese di Papa Francesco davanti a chi lo criticava. La prima lo ha difeso da una critica che gli ho fatto io, che ho scritto. Ho scritto un editoriale di Sefer e i colleghi mi hanno detto, però, insomma, tanta paresia qui, è una critica non tanto velata. Mandiamolo ad Asti per vedere cosa dice Paolo. E Paolo l'ha fatto correggere. Il senso di rispetto che aveva per il Papa ha fatto sì che, non è che la critica è stata attenuata. E c'era anche un altro caso in cui è successa la stessa cosa. Ma più in profondità, questo laico nel credente in Paolo era l'apprezzamento, il culto del dubbio, della forma non dogmatica di approcciarsi a qualunque cosa. Oserei proprio dire, un dubbio che lui poteva permettersi profondo, perché era veramente credente. Ecco perché quando nel 91 il cardinale Martini si è accorto che Paolo, cioè, c'era, no, lo sapeva già perché avevano avuto dei rapporti all'epoca della traduzione della Bibbia, però dopo uno diventa cardinale, vescovo, fa altre cose da fare, ma poi a un certo punto ha recuperato questo legame con Paolo e lì è scattata una scintilla proprio su questo punto, cioè la vera opposizione non è tra credenti e non credenti, vi ricordate, no? Ma tra credenti pensanti e credenti non pensanti, tra non credenti pensanti e non credenti non pensanti. Su questo l'intesa era profondissima ed è su questa base che hanno collaborato per la cattedra dei non credenti. Ed è proprio in quegli anni che Paolo elabora questa idea di tre parole chiave, l'ulai, il forse, che è un avverbio del dubbio, del kivia kol, se così si può dire, come per dire, non prendete tutto alla lettera, non prendete tutto per vero, cum granus alis. E poi quella bellissima espressione ebraica, mio dea. È stata una delle prime cose che ho imparato da lui, no? Che citava il Talmud là dove dice insegna alla tua lingua a dire non so. Mio dea vuol dire in ebraico chissà, quindi è una domanda, chissà, forse, se così si può dire, chissà, erano le sue formule per articolare questo atteggiamento del laico, del dubbio dentro il credente, dentro la fede. Ma pensate adesso a tre altri aspetti. Il bambino nell'adulto. Chi ha conosciuto Paolo non può negare che in lui c'era un aspetto di bambino, nel senso pascoliano del termine. Il fanciullo nell'uomo. Come questo si articolasse, solo chi lo ha conosciuto può dire. Ma manteneva intatta nel suo essere l'erudito che era, una dimensione fanciullesca, e non è per banalizzarlo. Ancora, e qui entro in un punto molto delicato che esitavo a dirlo, il femminile nel maschile. Paolo aveva una dimensione femminile nel suo essere uomo maschio, e la sua voce lo tradiva, questa dimensione femminile nel maschile. E per dire ancora in ebraico, c'era un tam nel chacham, c'era un'ingenuità, una semplicità. Il tam è il bambino che appesa fa la domanda più semplice,
Non è il livello più basso, quello, il livello più basso è quello di uno che non sa neppure fare la domanda. Lui la domanda, ma c'era questo tam nel kacham, cioè nel sapiente. E le due cose convivevano. Questo avere, vi ho citato cinque dimensioni di Paolo nascoste dentro un'altra dimensione. Non era pura dialettica, era un qualcosa di diverso, che però ci permette di dire si tratta di una personalità esistenzialmente marrana, con un primo aspetto di superficie e un secondo aspetto che non era nascosto, perché ci voleva poco ad accorgersi, ma avevano un loro precario equilibrio, che rendevano questa personalità non strana, ma affascinante. Queste erano le cose che volevo dire di Paolo. L'espressione di un marrano, anche la parola marrano lui ha usato qualche volta per autodefinirsi, ma anche questa senza troppa consistenza, non era preoccupato di autodefinirsi. Ecco perché ha usato diverse autodefinizioni nel corso della sua vita. E di tutte poteva dire sì, ma. Va bene, però. Allora a questo punto permettetemi un salto di livello e ritorniamo a riflettere su quello che Martino ci ha già sul quale Martino ci ha già illuminati, cioè il tema del libro di Ester. Ho trovato una sola citazione esplicita di Paolo sul libro di Ester, vuol dire che non se ne è occupato più di tanto, nonostante sia occupato di tantissime cose, oppure semplicemente io non ho letto tutto quello che lui ha fatto, quindi non lo so, ma... Però in questa riflessione su Ester lui dice abbiamo a che fare con un Dio che si nasconde e rimanda al versetto di Isaia 45:15, dove si parla di El Mistater. Quindi vorrei portare la vostra attenzione su questo versetto di Isaia, che Paolo dice e traduce correttamente un Dio, El Mistater, che si nasconde. Anni fa, nei miei studi, ho trovato un'osservazione acutissima di Steven Schwarzschild, che era un tedesco immigrato poi negli Stati Uniti, il quale diceva che, attenzione a non confondere El Mistater con il concetto a noi abbastanza noto in latino, del Deus absconditus. E perché non bisogna confondere i due? Cioè del Dio nascosto. Isaia non parla del Dio nascosto, ma del Dio che si nasconde. Non è un participio passato in ebraico, ma è un gerundio. E non è dunque, diceva Schwarzschild, uno status. Non si descrive lo status di Dio. Dio non è nascosto, ma è un processo. Dio è colui che sempre si nasconde, al presente. Allora sono andato a cercare in ebraico l'espressione di Isaia, scoprendo che si tratta di 7 parole, giusto perché in ebraico i numeri si danno non a caso. 7 parole, e il versetto suona così. Aken ata el mistater Eloe Israel Moshia. Sono solo 7 parole, che vuol dire Aken, davvero, in effetti, è così. Tu, Dio che si nasconde, Dio di Israel che salva. Ora, perché insisto su questo? Perché in realtà questo versetto
commentare questo versetto la Bibbia ha creato un libro, il libro di Ester. Il libro di Ester è un commento a questo versetto di Isaia. Perché c'è questo Dio che si nasconde, ma e chi è questo Dio che si nasconde? È Eloè Israel Moshiach, Dio di Israele che salva. Il libro di Ester è un libro che parla di una redenzione. Ed è forse solo per questa ragione che è finito nella Bibbia. Ma credo che di tutti i libri della Bibbia questo è veramente il più strano. Ce ne sono altri che sono stati, ma questo è il più strano di tutti. È il più strano di tutti. Ho letto in un commentario che va preso come una commedia. Una commedia. Perché se andiamo a vedere, tu hai giustamente ricordato, sesso, cibo, questi banchetti che non finiscono mai, è un libro dove i caratteri sono, ma sono caricature, non sono veri caratteri, non sono personaggi. Il più stupido di tutti, sapete chi è? Sì, Ahasverosh, ma questo è proprio tonto. Prima crede al suo visir che gli inventa una storia e poi crede al suo contrario, così, senza neanche la cattiveria umana, fino a raggiungere... Ma la cosa più inverosimile è che uno sposa una e non sa neanche che è ebrea. Ma non è... Non c'è un libro di storia che vi dirà che c'è stata una regina persiana ebrea. Quindi questo è tutto inventato. No, bisogna dirlo. Bisogna ripeterlo. È una favola, tu hai detto. Una commedia. E com'è che una commedia è finita nella Bibbia? Questo è il fatto. Poi a un certo punto si parla di morti, queste punizioni. Ho letto da qualche parte che alla fine si arriva a 75.000 morti. Non so come sono arrivati a questo calcolo, non lo so. Però l'ho trovato scritto, vuol dire che da qualche parte qualcuno si è messo a contare tutti i morti che ci sono. Ma non ha nessun senso. Di che cosa parla questo libro allora? Questo è il problema. È una storia di redenzione? Una storia... È una tragica farsa dove c'è un ribaltamento appunto delle sorti, dei Purim, dove si parla di travestimenti, non a caso è diventato da origine al carnevale ebraico, ma è un libro anche che parla del problema dell'identità. Il problema dell'identità è una cosa seria. È un libro che parla della soglia. Le identità sono soglie. Soprattutto quando siamo di fronte a un'esperienza come quella dell'essere in esilio. Paolo ha cominciato dicendo, sono un giudeo cristiano in esilio nella chiesa della gentilità. Questa soglia è emblematica quando si dice... che ci si può ubriacare a Purim, lo sapete, no? Fino al punto di non distinguere più tra il perfido Aman e Mordecai. Quando uno si ubriaca perde la soglia di che cosa è ragionevole, cosa non lo è, sveglio, sonno. È un libro... quello di Ester, dell'esilio, ma soprattutto sull'esilio. E non è un caso che i maestri abbiano visto delle analogie con la storia di Giuseppe, per esempio. Abbiano messo in parallelo il libro di Ester e la storia di Giuseppe che si narra nella Genesi. Perché? Perché anche Giuseppe va in esilio in Egitto, deve nascondere la sua identità, e c'è un capovolgimento di sorti, è in prigione e dopo e diventa viceré. Oh, ma dalla prigione a viceré, cioè non è uno scherzo. A noi non succede. A Giuseppe,
E qui il capovolgimento delle sorti, ecco l'analogia tra il libro di Esther e il libro e la storia, la lunga, i lunghi capitoli su Giuseppe. Tu hai già fatto anche riferimento al libro di Samuele, no? Perché Mordecai è discendente di Shaul, mentre Aman è discendente del re contro il quale Shaul avrebbe dovuto combattere. Si può anche vedere un'analogia, e qualcuno l'ha vista, tra il libro di Esther e lo Shirashirim, il cantico dei cantici, perché in fondo anche il cantico dei cantici è un libro un po' borderline, dove si parla della soglia, dove c'è molti capovolgimenti di situazioni. Tra le duplicità di questo libro, tu la facevi cenno, è che lo abbiamo in una versione ebraica e in una versione greca. E ci sono molte differenze, sostanziali differenze, tra le due versioni. Nella Bibbia dei cristiani è arrivata la versione greca, non la versione ebraica. E questa versione greca addolcisce la pillola. Cioè fa perdere i connotati di commedia, senza il nome di Dio, e introduce, cioè pietizza, nel senso che lo rende un libro pio, un libro edificante. Invece in ebraico, che è molto più stringato, tutti gli aspetti, che cosa mangiano, cosa Esther mangia durante questi banchetti, magari mangiava gamberetti, magari mangiava un bel salame, cioè... La versione greca è inorridita di questo, no? Una pia ebrea non mangia i gamberetti, non mangia salame. No, allora la versione greca censura quello che dirà, non sappiamo che cosa succede. No? D'altra parte la versione ebraica è come se avesse pudore a introdurre elementi religiosi in un libro che sembra una delle mille e una notte. Però su una cosa, la versione ebraica e la versione greca vanno a braccetto, il gioco delle etimologie. E lui qui, vado veloce perché ha già detto le cose giuste, Martino, Esther che può, chissà, nessuno sa esattamente com'è l'etimologia di Esther, però può richiamare Ishtar, Astarte, Venere, con tutte le indicazioni, cioè... una divinità pagana, come se il nome Esther fosse il coté pagano, non ebraico. Ma abbiamo detto che si tratta di un'identità doppia. Cosa c'è dentro il nome di Esther, il nome ebraico? E qual è il nome? E nella versione ebraica, come si chiamava Esther in ebraico? Hadassah. Hadassah, che vuol dire, tu lo ricordavi, vuol dire mirto. Vuol dire mirto. Dunque c'è Esther che è il lato, ed è curioso perché il nome dice che c'è qualcosa di nascosto dentro questa identità. Dunque dentro Esther c'è Hadassah, il mirto, che è una pianta altamente simbolica nel mondo biblico, nel mondo ebraico, è simbolo di bellezza naturalmente, di gloria, si usa per adornare le spose, accompagnare le spose, si usa per accogliere lo Shabbat, quindi per qualcosa di molto intimo nella vita ebraica. Ma non è una pianta perfetta, perché è una pianta che ha grande profumo, ma non dà frutto. Non dà frutto. Quindi... anche il nome Mordecai può voler dire una pianta medicinale che produce una mirra, una specie di mirra profumata. Ecco perché spesso Mordecai viene chiamato anche profumo di libertà. Qui vedete il richiamo al concetto
di liberazione, di redenzione. Ma anche Mordecai ha un secondo nome. Veramente non è che ha un secondo nome. È chiamato come il giudeo. Ma giudeo però in ebraico si dice Yehudà, che è un nome proprio anche. Quindi Mordecai ha dentro questo nome da vegetale, per così dire, l'identità ebraica della Giudea. Ma dire Giudea vuol dire la stirpe di Davide. La Giudea è Davide. E la stirpe di Davide vuol dire il Messia. E il Messia vuol dire la redenzione. Vedete allora come i temi cominciano un po' ad andare insieme in questa pluralità. Essendo questo un libro che parla dell'esilio, noi ci troviamo di fronte a una riflessione sul difficile equilibrio, sull'equilibrio sempre instabile tra queste due dimensioni, quella pubblica e quella intima, quella non ebraica e quella ebraica, quella dell'identità vera e quella dell'identità pioppata, marrana. Marrana. Ma tra la regina Esther Hadassah e il saggio Mordecai Yehudà, noi abbiamo questa strana figura di Achashverosh, di Assuero, che sembra essere un ago di bilancia, soggetto però a tutti questi cambiamenti, da cui dipende l'oppressione, la libertà, la schiavitù o la libertà, peccato e redenzione. Ma alla fine la domanda è già stata fatta. Il nome di Dio nella versione ebraica non c'è. Dov'è allora Hashem? Dov'è Dio? Ed è qui dove bisogna recuperare questo concetto dell'Ester, che è il nome di Esther, ma vuol dire appunto anche il nascondimento, panim, del volto. Panim traduciamo correttamente volto, ma grammaticalmente è un plurale, lo sappiamo. In realtà dietro questo concetto ci sta la grande domanda sulla presenza assenza di Dio nel mondo, sul silenzio di Dio nel mondo. E qui non posso non ricordare che questo tema del silenzio di Dio è stato proprio il tema che sul quale Paolo De Benedetti ha aiutato il Cardinal Martini ad articolare i quattro incontri che fece nella primavera del 1992 nell'Aula Magna della Statale di Milano per affrontare la questione del silenzio di Dio. Quattro incontri e Paolo disse: qui ci vogliono gli ebrei. Per parlare di questo argomento ci vogliono gli ebrei. Però Paolo si venne fuori con il titolo di questo ciclo. E vi ricordate com'era il ciclo? Chi è come te tra i muti? Già questo titolo dice il mutismo di Dio, il suo silenzio. Quindi è come se indirettamente quel ciclo fosse dedicato all'Ester Panim. Tanto è vero che il rabbino Benedetto Carucci, che venne da Roma, allora era molto giovane, a poco più di 30 anni, fece una riflessione proprio sul tema del nascondimento del volto di Dio. Chi è tra i te? Mi kamoka ba elemim, che è un midrash, perché la parola elim, chi è come te tra gli dei, diventa mi kamoka ba elim, mi kamoka ba elemim, chi è come te tra i muti. E qui il dato biblico è inaggirabile. Possiamo dire quello che vogliamo, ma non è facile aggirare il dato biblico che ci dice che il nascondimento del volto di Dio è un castigo.
Noi oggi non siamo più abituati a questa immagine perché per varie ragioni. Una è che siamo sommersi dalla retorica del perdono, della misericordia e quindi tutto quello che è un po' ci fa un po' paura o comunque l'abbiamo un po' rimosso. Ma questo è un dato biblico che Dio castiga. Può non piacerci, ma possiamo anche censurare la Bibbia, l'abbiamo fatto tante volte, possiamo farlo ancora, però il problema è capire che cosa significa che Dio castiga. Se è un castigo sadico, oppure è il castigo che tutti i genitori conoscono, cioè quello che dobbiamo sempre tenere lì, almeno come minaccia, come riserva, perché all'inizio i nostri figli hanno bisogno di sapere che non è che si può fare tutto, che ci sono dei limiti. E il castigo, quando uno supera questi limiti, serve per ritornare su se stessi, ritornare su se stessi. Allora permettetemi che io rifletta su questo difficile tema con l'aiuto di due grandi maestri del Novecento. Il primo è il rabbino Joseph Soloveitchik, un nome un po' difficile da pronunciare, ma probabilmente il più importante pensatore ebreo ortodosso del Novecento. Pochissimo conosciuto perché le sue opere sono o in ebraico o in inglese, la famiglia non dà il permesso di traduzione e quindi non circolano. Le poche cose che circolano sono un po' non sempre autorizzate, diciamo così. Comunque, Soloveitchik anzitutto fa un'osservazione, dice ci sono due concetti di creazione nell'ebraismo. La prima è il concetto di Beria, da cui Bereshit bara Elohim, in principio Dio creò. E questo è veramente la creazione in senso forte, cioè dal nulla, yesh me'ain, dice l'ebraico, quando c'è qualcosa dal nulla. E quando ha creato il mondo in questo modo, che cosa ha prodotto? Tohu vavohu, la materia, le acque. Però il mondo non c'era ancora, in un certo senso. C'è voluto un secondo step, un secondo passo per creare il mondo, da Beria a Yetzira, che in ebraico vuol dire il dare forma, il dare, il mettere in ordine, mettere ogni cosa al suo posto, forgiare. E così nasce il mondo come lo conosciamo noi. Ora dice Soloveitchik, come ci sono due idee di creazione, così ci sono anche due tipi, due forme, due modalità di punizione divina. La prima è la Midat Din, cioè la misura del giudizio, e il secondo è l'Ester Panim. Allora cito Soloveitchik. La Midat Din, cioè questo primo livello di punizione, comprende la punizione a fronte di singole trasgressioni e non comporta l'assenza divina. Al contrario, riflette la sua attenzione, cioè quando Dio punisce è perché si prende cura della persona che punisce, non perché la vuole abbandonare, ma perché la vuole recuperare. Non è una punizione sadica, ma è una punizione pedagogica. E intende stimolare la teshuva, cioè il pentimento, la riflessione che ci permette di essere diversi e migliori. Infatti, la Midat Din non significa mai annullamento o sterminio. Invece l'Ester Panim, e questa è la definizione che dà Soloveitchik,
è una temporanea sospensione dell'attiva sorveglianza di Dio sul mondo. È la temporanea sospensione dell'attiva sorveglianza di Dio sul mondo. Credo che questa sia la definizione più completa, più corretta dell'Ester Panima. Che cosa succede durante nell'esperienza dell'Ester Panim? È come se Dio appunto si volta e dire: arrangiatevi, fate da soli, vediamo cosa succede. E lascia andare le cose come vanno. Questo lasciare andare le cose come vanno, sappiamo come vanno. Quindi, nel momento in cui avviene questa esperienza dell'Ester Panim, è come se il mondo regredisse allo stato di Beria, allo stato di Tohu Vavohu, allo stato dell'abisso dove non c'è più bene e male e le cose si confondono. Attenzione, perché l'Ester Panim non comporta un disconoscimento della Beria originaria. Se questo succedesse, allora il mondo scomparirebbe, cadrebbe su se stesso, un'implosione totale. Consiste piuttosto nell'annullamento dei freni e dei controlli sulla Yetzirah, cioè come se Dio mollasse appunto i freni. Mollasse il controllo della situazione. Questo non vuol dire che il mondo non continua a esserci, ma quello che noi percepiamo è il caos, è l'ingiustizia, è il silenzio di Dio davanti al male che trionfa. Tuttavia, Dio continua a rimanere colui che provvede alla creazione. È solo il suo astenersi dall'essere attivo nel mondo, non vuol dire che scompare. E la conclusione di Soloveitchik, la Torah ci assicura che se facciamo Teshuvah, la provvidenza divina sulla creazione può essere ripristinata. Questa è la visione che ha l'ebraismo ortodosso del nascondimento del volto di Dio. Vi sono alcuni momenti nella storia in cui Dio dice: ok, io mi astengo dall'intervenire, vediamo cosa succede. E il mondo entra nel caos. C'è una sola strada perché si ripristini la provvidenza attiva di Dio nel mondo. E questa è la Teshuvah. Cioè questo è il ritorno che l'uomo deve fare dentro di sé, nella propria coscienza e alla legge di Dio, alla Torah. Per il giudaismo rabbinico non c'è un'altra strada. Ma sentite un altro grande maestro, è Eliezer Berkowitz, il quale dice, ragionando sulla metafora biblica, ripeto, dell'Ester Panim, del nascondimento del volto divino: tale nascondimento non significa che il cielo è vuoto, come aveva poetato Yitzhak Katzenelson nel ghetto di Varsavia, no? Con quel famoso il poema del popolo ebraico massacrato, dove ripete a più riprese: i cieli sono vuoti, Dio non esiste. Dunque Ester Panim non significa che il cielo è vuoto, oppure, come dice Primo Levi, c'è Auschwitz, dunque Dio non può esistere. Significa piuttosto che Dio non ha revocato la libertà concessa all'uomo al momento della creazione, nonostante il cattivo uso che egli ne fa. Il silenzio di Dio, l'assenza di Dio, sono per dire la libertà è una cosa seria. Il mondo è nelle vostre mani.
nelle mani della vostra libertà, dipende da voi, non da me. E se usate male la libertà che avete, queste sono le conseguenze. Se Dio intervenisse impedendo all'essere umano di compiere il male, forse il giusto smetterebbe di soffrire, ma al contempo l'autonomia morale dell'uomo verrebbe annientata, non saremmo più uomini. E allora tra la libertà e la sofferenza, Dio sceglie la libertà. Per Berkowitz la storia ebraica insegna questo, che bisogna usare la libertà. Esther Panim, per i maestri, è una drammatica esperienza che indica la strada del ritorno. Però qui permettetemi un'osservazione personale. Poiché noi siamo in un contesto di lettura biblica, o abbiamo detto nascondimento del volto divino, pensiamo che tutto questo si declini in termini religiosi, su un piano religioso della nostra fede o della storia delle religioni, delle chiese, non lo so. E dimentichiamo invece di pensare che queste sono esperienze che possiamo fare esistenzialmente, indipendentemente dalla sfera religiosa. Può essere che nella vita di ciascuno di noi ci sia una data, un 13 di Adar, che è un momento tragico, un momento in cui si tocca il fondo, una svolta. Ebbene, proprio questo tragico momento ci dice solo: bisogna tornare, bisogna ricominciare, bisogna tornare. Esther ritorna, fa teshuvah con Mordecai attraverso il digiuno, una pratica che il cristianesimo ha abbandonato, non c'è dubbio. Sono solo i musulmani e gli ebrei che hanno mantenuto questa antica tradizione del digiuno, che ovviamente era altamente simbolica, era una modalità per dire ritorniamo alle cose essenziali, ritorniamo a Dio. E diciamolo a noi stessi, quindi era un modo per interrompere la normalità. È chiaro che la normalità è mangiare, è chiaro che la normalità è fare certe cose, ma ci sono i momenti in cui dobbiamo interrompere questa normalità per avere lo spazio mentale, psicologico di rientrare in noi stessi, e questo è il senso del digiuno. Dentro questo digiuno si può espiare, perché è una teshuvah laddove abbiamo toccato il fondo e siamo un po' colpevoli, dobbiamo espiare. E qui mi ha colpito un'osservazione del rabbino Roberto Della Rocca, il quale, parlando di libro di Esther, dice: Purim si trova incastonato nel nome del giorno più importante, più solenne del calendario ebraico. Qual è il giorno più solenne del calendario ebraico? Ecco, noi diciamo Yom Kippur. Se andate a vedere la liturgia di Yom Kippur, Yom Kippur non è chiamato Yom Kippur, ma è chiamato Yom HaKippurim. Questo è il nome che nella liturgia si legge. Yom HaKippurim. Allora, la parola Purim è dentro la parola Kippurim. Vuoi dire, è un gioco di parole. Sì, è un gioco di parole. Ma quella kaf, che è la lettera ebraica che sta prima di Purim, può essere interpretata, secondo Rav Della Rocca, come esattamente come la preposizione come, o come il comparativo.
Quindi, come, allora, Kippur è come Purim. Perché? Perché è il giorno in cui siamo destinati per le nostre non brillanti, non morali azioni al giudizio e al castigo, e in realtà con la nostra Teshuvah le sorti si capovolgono, con la nostra espiazione noi siamo redenti. E siamo al cuore della redenzione, una redenzione che è incastonata nella nostra capacità di guardare dentro di noi, di fare ritorno a noi stessi. Se facciamo ritorno a noi stessi, facciamo automaticamente ritorno a Dio. Secondo questa idea, questa dottrina ebraica, che tutti noi abbiamo una scintilla divina dentro di noi. Yom HaKippurim, come a Purim. Come a Purim. Quindi vedete due feste che sembrano una all'opposto dell'altra, qui si fa cagnara, si mangia e si beve, no? E quella si fa digiuno, ci si mortifica. Eppure sono legate profondamente. Sono legate profondamente. Anche mi ricorda l'espressione che Paolo tante volte ha commentato. Videro Dio e mangiarono e bevero. È un libro di redenzione, è una favola di redenzione, è un libro che parla di galut, di golà, e in ebraico la radice, questo forse lo avete già studiato, la radice è la stessa, no? Esilio, ma anche rivelazione. Megillah contiene le stesse, no? È uno srotolamento, come giustamente hai detto. Non ho finito, mi date ancora due minuti? Un autore che Martino e io conosciamo bene, che siamo complici in questa diffusione di un'opera del rabbino Emil Fackenheim, vero? Te lo ricordi? Quanto hai lavorato, Martino, come traduttore? Il Tikkun, sì. Ma da un'altra parte, questo autore, che era tedesco ed è scappato nei primi mesi del 39 perché era stato arrestato nella notte dei cristalli, e quindi quando ha capito che le cose stavano messe non male, malissimo, ha fatto le valigie e è partito con la prima opportunità di uscire dalla Germania nel gennaio del 39, gennaio-febbraio del 39, e ha scritto un libretto su leggere la Bibbia dopo Auschwitz. Una cosa che mi ha molto impressionata quando ho letto quel libro è che a un certo punto arriva a parlare del libro di Esther. E sapete cosa dice? Dice: il libro di Esther va censurato. La fine del libro di Esther è immorale. Infatti questa è una delle ragioni per cui ogni anno io leggo qualche commento di qualche rabbino in Israele, anche quest'anno è successo la stessa cosa, qualcuno che dice sì, festeggiamo Purim, ma onestamente quanto è difficile leggere questo. Perché quanto è difficile leggere questo libro? Perché nel capovolgimento delle sorti Esther chiede la testa di Aman, e fino a qui va bene, ma chiede anche la testa dei suoi 11 figli, coinvolti, secondo la storia, nel plot, nel complotto contro gli ebrei. Ma erano veramente coinvolti o no? Questo è il dubbio che il libro non scioglie. E proprio perché Fackenheim è un pensatore della Shoah, dice: se c'è una cosa che abbiamo imparato dalla Shoah è che non esistono le colpe collettive.
non si fanno i processi a un popolo, neanche a quello tedesco. Non si fanno i processi a una famiglia, le colpe sono individuali. Ma questo è un principio di civiltà, questo dice il diritto. Ciascuno è perseguito per le proprie colpe, non per le colpe dei suoi genitori o dei suoi nonni. Però negli anni 70-80 si parlava, sono usciti anche dei libri con il titolo Nati colpevoli, per riferirsi ai figli dei nazisti, ma anche ai nipoti. Non più tardi di 2 settimane fa c'era, perché l'ho letto, sul New York Times un articolo di un'americana che parlava della sua nonna che lei aveva conosciuta, dice sì, mia nonna è stata nazista e mio nonno anche. E cercava di, e dice, che rapporto ho avuto io, chi era la nonna che ho conosciuto? No? A distanza di 2 generazioni il problema dei nati colpevoli è una cosa seria. Una cosa seria. Noi abbiamo degli amici, un'austriaca, quando vivevamo in Israele avevamo un'amica musicista tedesca, veramente c'era un problema di nati colpevoli. E quando il discorso capitava spesso e volentieri sulla Shoah, questa cosa qui saltava sempre fuori. Ma Fackenheim dice, non va bene. Ma non lo dice solo lui. Dice, ho trovato un'interpretazione ebraica che mi conferma in questo. E dice, fin dai tempi antichi, no, riassumo, sono io che parlo, non ne fa mai, vi riassumo la cosa. È il pensiero di Fackenheim. Fin dai tempi antichi il Midrash ha riletto con un davar acher, con un'altra interpretazione, il passo eticamente inaccettabile del libro di Esther, dove si dice appunto che Esther ordina lo sterminio dei figli di Aman, salvando i figli dei figli, cioè i nipoti del perfido Aman, i quali, nipoti, starebbero insegnando la Torah in un centro allora famoso per gli studi talmudici, cioè la città di Bnei Brak. E questo si trova nel trattato del Talmud Sanedrin alla pagina 96a. Mi avete seguito? I nipoti di Hitler per il mondo ebraico possono diventare maestri di Torah. Trovate un'altra cultura che si spinge tanto. È un libro di redenzione. Permettetemi di finire con un breve paragrafo di Paolo De Benedetti, da questo libretto che abbiamo messo insieme più di un anno fa, quindi poi Morcelliana con i suoi tempi biblici lo ha fatto aspettare per più di un anno ed è uscito qua, andava in stampa mentre Paolo era appena morto. Però qui trovate una brevissima riflessione col quale chiudo questa riflessione sul libro di Esther come libro di redenzione. E qui Paolo si chiede, ma chi ha davvero bisogno di redenzione? Chi ha davvero bisogno di liberazione messianica, di salvezza messianica? E dice, spesso sono stato sollecitato a pensare chi abbia davvero bisogno di redenzione. E spesso ho dato questa risposta. Chiunque porta una scintilla di vita, chiunque soffre, e chiunque ha vissuto ed è stato offeso dalla morte, ha diritto a un riscatto, a una redenzione. Anzi, come dicono le 3 fedi monoteiste, ha diritto alla resurrezione dai morti. Non è un caso che la speranza messianica sia stata investita, per così dire, anche di questa attesa nella resurrezione. Guardando poi all'intero creato,
agli animali, alle piante, ho spesso formulato la certezza che nella sua giustizia Dio ridarà vita a tutti gli esseri viventi. Paolo amava questo passaggio. Il Dio della tradizione ebraico-cristiana è Mekayeh Hametim, colui che ridà vita ai morti. Questo è un pensiero che fuori dalla tradizione ebraico-cristiana e musulmana di conseguenza non esiste da nessun'altra parte. E questo il Paolo giudeo-cristiano ce lo ha insegnato bene ed è il suo messaggio più alto, il Paolo fariseo. Grazie. Se qualcuno vuole intervenire con brevi osservazioni, domande, considerazioni, obiezioni, dubbi. Una brevissima domanda, ci posso, su un altro elemento di nascondimento, e che sempre nella tipicità di questo libro, non so se è forzata questo. La rilevazione anche di questo elemento di nascondimento. Allora, è una festa di matrimonio, come dire, il libro si snoda attorno a un appuntamento importante, che è anche un incontro matrimoniale. Bene, non c'è nessun accenno alla fertilità, alla generatività. In tanta ossessione rispetto agli altri, al Pentateuco per esempio, insomma, per cui c'è una sorta di centralità e quasi di accanimento sul riconoscimento del diritto alla riproduzione e sulla quasi titolarità più divina che umana di questo diritto in termini di punizione, di promessa, di svelamento e di nascondimento. Ecco, qui dove c'è, ripeto, giovane donna, matrimonio, stirpe regale, non è minimamente sfiorato, non c'è ombra di, non entra in nessuna trattativa, non viene mai esplicitato. Si dice solo, sì, certo, c'è lo scettro del re che dice puoi venire avanti e puoi stare, c'è lei che fa digiuno, c'è lei che spera che, ci sono dei midrashim che in realtà interpretano e dicono che Esther passava delle notti con Assuero, ma era come se non lo facesse, come peraltro forse Sara quando era stata con il faraone e con Abimelech, no? Ecco. Però ecco, il nascondimento e il silenzio su una dinamica così importante per tutto il libro della Bibbia, insomma, chiedevo se è una forzatura o se invece può inserirsi anche qui, perché è come se staccasse. Non so, mi veniva in mente che è forse una cifra messianica, mi veniva in mente una battuta che fece un personaggio altrettanto atipico e bizzarro dell'ebraismo del Novecento, che è Jacob Taubes, che quando presentava il cosiddetto Nuovo Testamento diceva, insomma, la Bibbia ebraica pullula, come giustamente dicevi, di donne sterili che supplicano per avere figli, tranne l'episodio che è molto veterotestamentario di Giovanni Battista, non mi pare, diceva Taubes, che ci siano nel Nuovo Testamento evidenze del genere, anzi aggiungerei c'è l'elogio delle sterili, no? Sulla Via Crucis, beate voi che non avete, eccetera.
Lui sosteneva che questa immagine no future, direbbero i punk degli anni 70, cioè della fine dei tempi, era un'immagine appunto messianica. Mi veniva in mente questo, probabilmente proprio l'insistenza sul presente e non sulla generazione è forse voluta. Anche se nella chiusura che Fackenheim voleva censurare si fa riferimento a un far memoria, no, anche soltanto come configurazione della vendetta, che è proprio speculare rispetto allo sterminio che dovevano subire, lo sterminio che poi si riappropria, insomma, della parificazione dei torti. Però ecco, l'unica cosa che mi veniva in mente era questa, e poi forse anche il fatto che è più sottolineato l'aspetto edonistico, forse un po' orientaleggiante, un po' da mille una notte, no? Dell'aspetto più sessuale erotico che procreativo, ecco. Questo insistere sul fatto che ci sono gli eunuchi che controllano queste donne, ecco, esatto. No, il fatto, quando si dice è una storia, una fiaba, come se noi dicessimo è una grande parabola, okay? Ora, nelle parabole c'è un insegnamento, nella parabola c'è una semplificazione, perché si va per alcuni messaggi, e qui il messaggio è il mistero di questa elezione, di questo ripudio. Se voi andate a vedere, un po' di mesi fa è uscito il sesto volume della raccolta dei Midrashim di Ginsberg, tradotto da Leonardo. Sapete, l'ultimo c'è, è incluso il libro di Esther. Sapete quante pagine su 200 e rotte, quante pagine prendono i Midrashim di Esther? 65 pagine, sono tantissime, per un singolo libro breve e rispetto a tutto il resto. È veramente incredibile. Vuol dire che la tradizione ebraica ha veramente prodotto tanto, tanto pensiero, tanto commento. Ma dicendo che è una parabola, dicendo che è un apologo, diciamo una cosa semplice: siamo agli antipodi della dimensione alachica, siamo agli antipodi, cioè è tutta storia e non c'è normativa. Ora, il problema per cui non c'è l'apertura alla filiazione è perché il problema della filiazione è un problema di Alakà, non è un problema di Agadà, non è un problema. Il problema dell'Agadà è insegnarci perché un uomo è ripudiato da Dio. La disobbedienza è frutto del ripudio. In realtà Vashti, la regina Vashti e la regina Esther sono, secondo la tradizione, due volti di una stessa regina. Sono due volti della dimensione umana, la dimensione che accetta, cioè la dimensione che ripudia la legge, che ripudia l'obbedienza, che ripudia l'osservanza, e il lato invece di chi la c'è. Sembra forzata, ma questa è una delle chiavi che i maestri danno. Ma sono così preoccupati i maestri, proprio perché danno questa lettura, di dire che in fondo Vashti non aveva tutti i torti. E tu hai tentato di sottolinearlo, no? Non aveva tutti i torti, perché, se dicono i maestri, sapete perché si è rifiutata di comparire al banchetto? Allora sapete, no? Ma qui non è, è un modo per giustificare, no? È un modo per dire: siamo di fronte a dimensioni, caricature, ma in questa tipologia noi ci possiamo riconoscere, tutto qui. Ecco perché ci si maschera da regina Vashti, da regina Esther, da Mardocheo, da Assuero anche. Per cui la questione, un altro libro dove non c'è la prospettiva della filiazione, dove ci aspetteremo di trovarla, almeno come possibilità, come, è il Cantico dei Cantici.
E non a caso un altro libro che parla di tipologia, che bisogna interpretare come una grande parabola, come una grande analogia, come una grande metafora del rapporto tra Dio e l'essere umano. E qui siamo, secondo me, nello stesso tipo, e non a caso sono Megillot, non a caso sono racconti che si leggono che hanno una finalità pedagogica, ma pedagogica in questo caso è su un piano diverso rispetto al piano della normativa. E tra l'altro entrambi i rotoli, se non sbaglio, hanno, secondo i rabbini, una, chiamiamolo, non so, destino nel mondo che verrà. Cioè, Akiva sì. Mi pare che abbia detto... No, sì, soprattutto è strano perché sì, i maestri dicono quando verrà il Messia... Tutti i libri spariranno, ma Esther rimane. Ma questa è un'escusatio non petita, secondo me. Però una domanda, cioè due piccole domande anch'io. Dal processo Shamgorod di Wiesel, a proposito del silenzio di Dio, in cui proprio Dio viene messo sul banco degli imputati, dagli attori. E in cui addirittura l'avvocato difensore risulta alla fine essere il demonio. Arriviamo proprio all'eccesso, no? Poi un'altra piccola domanda era questa. Forse era anche una considerazione. Che già nel Deuteronomio 7 c'è già una rivisitazione di quello che è il comandamento sinaitico sulla responsabilità individuale. In cui Dio si presenta come un Dio geloso che punisce le colpe del padre, dei figli, fino alla terza, alla quarta generazione, ma nel Deuteronomio questa cambia totalmente e la responsabilità diventa individuale. Grazie. Ma queste sono domande difficili, soprattutto l'ultima, perché il Dio geloso che punisce la colpa nei padri e nei figli fino alla terza, alla quarta generazione, è un gioco di contrapposizione rispetto a questo atteggiamento di perdono che invece è in proporzione infinitamente più grande, no? Qui io non sono un biblista, ci vorrebbe Paolo De Benedetto, mi dispiace, non prendete così tanto, prendete molto meno. Però sempre quando rifletto su questo versetto mi viene in mente quanto è vero questo versetto. E non è che Dio punisce i figli dei colpevoli, ma è il peccato che commettiamo che contagia fino alla terza e alla quarta generazione. Cioè è il male che facciamo che purtroppo non si ferma a noi stessi. E si spera che si fermi alla quarta generazione, con il cattivo esempio, con la povertà di contenuti. Ci sono mille modi in cui il male contagia, però per fortuna contagia limitatamente rispetto al bene, che invece crea un accumulo di merito che può riverberare anche a distanza di molte generazioni. Però perché tutto questo sia vero bisogna credere che esiste una solidarietà tra le generazioni. E purtroppo viviamo un'epoca storica in cui abbiamo perso questa idea. Cioè, viviamo il presente, noi siamo la nostra generazione. Facciamo fatica, sì, un po' di memoria familiare, però non sentiamo più il vincolo, la catena che ci unisce, no? Perché è il paradigma della modernità. Il paradigma della modernità ha fatto sì che questo forte legame tra le generazioni, che c'era, che c'è in ogni società tradizionale, per cui abbiamo degli obblighi verso i morti, di fedeltà, no? Più siete in una tradizione in senso classico del termine e più questo è forte. Più ci si allontana dalla tradizione, più questi legami si attenuano, diventano così tenui al punto che
È già tanto se sentiamo una responsabilità verso i figli e verso i genitori, ma non si va al di là di questo. Invece in società tradizionali c'è forte l'idea, e nel giudaismo tradizionale è molto forte l'idea, no? Quando prima vi citavo Paolo De Benedetti, che si ricollega ai farisei, cioè farisei sono secoli e secoli fa, ma nello spirito ebraico c'è una tale continuità, questa catena è una catena così viva, e questa è la solidarietà tra le generazioni. È chiaro che è una solidarietà nel bene. Ecco, io penso che in quel versetto si possa leggere anche questo. E su Wiesel un'altra volta.